Ciao a tutti, sono Candida. Oggi nel mio video voglio farvi vedere come realizzare questo bellissimo album per le foto. Per realizzarlo ho utilizzato l'album Wonderland di Stamperia. Questo album è relativamente semplice da realizzare, dal momento che non ha particolari rilegature all'interno per attaccare le pagine, ma è strutturato solo con una pagina 1 e una pagina 2 in cui si possono inserire tutte le foto. Ve le faccio vedere nel particolare. Allora, questa è la prima pagina, ho inserito delle calamite in modo da tener ferma la chiusura. Dopodiché, utilizzando dei tag che erano già all'interno dell'album, ho realizzato questa struttura fatta in questo modo. Ho messo dappertutto la possibilità di inserire direttamente la foto in questo modo, così diventa tutto più semplice. Qui ho messo le cartoline che già c'erano all'interno dell'album, anche queste le ho munite di portafoto, vedete, le ho inserite qui in questa tasca. Quindi questa è la prima pagina fatta in questo modo. La seconda pagina, anche questa con calamite, portafoto. Qua ci sono due alette che si possono aprire e hanno le calamite, quindi possono rimanere sia così che possono anche volendo fare da fermo a queste altre due paginette. E ancora qui, nella parte della chiusura, ho inserito l'ulteriore tag che era già fatto sull'album, al quale anche qui vedete ho inserito il portafoto in tutti e tre gli spazi. Detto questo, vi faccio ancora notare, ho fatto uno stencil per richiamare un particolare disegno della carta e per abbellire un po' tutto sia l'interno che l'esterno dell'album. Dopodiché ho utilizzato varie farfalle che c'erano all'interno dell'album che ho semplicemente ritagliato, lo stesso vale per le scritte per questi titoli. Dopodiché ho realizzato con la Big Shot dei fiori con delle fustelle, sempre utilizzando la carta Wonderland, degli altri fiorellini, idem fustelle e Big Shot per le foglie, e poi ho timbrato delle farfalle che ho colorato e ho applicato per abbellire la copertina. Direi che non ci resta che procedere con il progetto e vedere come realizzarlo. Partiamo. Per realizzare la struttura abbiamo bisogno di due cartoncini da 16 x 21 cm, due cartoncini da 21 x 2 cm e un cartoncino da 14 x 21 cm. Io ho utilizzato del cartoncino da 1,5 mm. Adesso vediamo come andare ad incollare i cartoncini sulla carta di supporto. Allora, il nostro supporto sarà di 56 cm x 25. Perché? Perché ho calcolato di distanziare di mezzo centimetro i cartoncini dall'uno all'altro, vedete così, adesso poi li metteremo precisi, e di lasciare più o meno intorno alla struttura di cartone 2 cm per lato per poter procedere poi con l'incollaggio. Vediamo come fare. Allora, io ho munito già i pezzi di cartoncino con del biadesivo in modo da poterli incollare direttamente sulla mia carta. A questo punto, mettendo una riga di riferimento, lascio i miei 2 centimetri per parte così e comincio ad incollare il primo cartoncino.
Una volta attaccato il cartoncino sulla carta di supporto, schiacciamo bene, giusto per incollare bene. Cosa facciamo? Dobbiamo andare a ripiegare la nostra carta sul cartoncino in modo da chiuderlo. Prima di fare questa operazione, faccio questo lavoro qui, in modo da dare già una forma alla carta, in modo che poi questa operazione ci aiuterà dopo a fare meno fatica quando dobbiamo incollare la carta, perché questa carta è una carta un pochino spessa, è una carta da 170 grammi, diciamo, no? E quindi ha una certa consistenza. Per cui cominciamo con il far prendere la forma in questo modo. Dopodiché, per incollare i bordi, ho deciso di utilizzare del nastro biadesivo, questo nastro biadesivo che è molto tenace, invece di utilizzare la colla, perché il nastro biadesivo ha una presa immediata e più veloce, quindi dovrebbe far sì che l'operazione diventi più semplice e più veloce che spargere la colla e poi cercare di attaccare la carta. Quindi cosa facciamo? Andiamo ad attaccare il biadesivo su tutti i bordi, in questo modo, così. Una volta attaccato il biadesivo, vedete, facciamo questo lavoro qui. Andiamo già a segnare perfettamente lo spigolo in cui dovrà piegarsi la nostra carta. Questo sempre perché così avremo il bordo perfettamente attaccato e questa cosa ci permetterà sempre di fare più in fretta poi nel girare la carta ed incollarla. Adesso vi faccio vedere come. Allora, prima di togliere il biadesivo, il nastro e di incollare, cosa facciamo? Smussiamo gli angoli, perché poi dovremo girare gli angoli nell'interno. Quindi cosa facciamo? Li tagliamo lasciando giusto un paio di millimetri dallo spigolo, così, in questo modo. Tagliamo tutti e quattro gli angoli. E adesso procediamo con incollare i bordi. Allora, in questo modo. Semplicemente, guardate, premiamo bene nel momento che avevamo già fatto la forma e giriamo su se stessa la struttura. Così, guardate, vedete? È già perfettamente incollata perché il biadesivo tiene immediatamente e non abbiamo sporcato nulla con la colla. Ciò non toglie che, se volete, chiaramente potete fare la stessa operazione mettendo la colla. Procediamo in tutti gli altri tre lati. Come vedete, la struttura è perfettamente incollata con il nastro biadesivo. Abbiamo fatto in frettissima. Vi assicuro che questa è un'operazione molto veloce, fatta così col biadesivo. E adesso andiamo a segnare leggermente i nostri tagli, in modo
da cominciare a dare la forma alla nostra struttura, che vedete sarà questa. Vedete? È perfetta, tutto perfettamente incollato. Adesso non ci resta che rivestire nello stesso modo la parte interna della nostra struttura, e per fare ciò utilizziamo dei pezzi di carta dello stesso tipo. In questo caso si può fare in due modi. Allora, potete o utilizzare un foglio unico, attaccarlo come abbiamo fatto prima, oppure se non avete dei fogli di carta così grandi, perché avete dei rimasugli di altri tagli, potete tranquillamente rivestire facendo dei pezzettini più piccoli e rivestire le parti separatamente. In questo caso vi faccio vedere come rivestire separatamente le parti, perché potrebbe essere una situazione che capita più di frequente, non avendo magari dei fogli così grandi. Vediamo come fare. Prendiamo i pezzi di cartoncino che utilizzerò per ricoprire la mia struttura, che sono questo. Vedete? Ho fatto dei pezzi leggermente più piccoli. Allora, come vedete, ho lasciato queste due parti che ricoprirò con della carta particolare. Perché? Perché nel momento in cui realizzeremo l'album andremo ad attaccare le nostre pagine, verranno sviluppate come prima pagina e seconda pagina. In questo punto possiamo direttamente attaccare un pezzo della carta che utilizzerò poi per fare tutta la decorazione, così questa parte rimarrà già finita. Non dovremo ad andare ad incollare sopra un ulteriore pezzettino di carta colorata. Quindi procediamo con incollare questi pezzi. Questo è il risultato finale. Vedete che nelle due parti dove ho attaccato già la carta di decorazione non dovremo più fare nessun lavoro, mentre andremo a sviluppare l'album su questa pagina e su questa pagina centrale, dove andremo ad attaccare tutti i vari cartoncini, come adesso vi farò vedere. Questa invece risulterà essere la nostra copertina, in questo modo. La struttura è terminata. Ora vediamo come procedere per sviluppare le due pagine del nostro album. Allora, vediamo di cosa abbiamo bisogno per realizzare la prima pagina del nostro album. Allora, abbiamo bisogno di un cartoncino con le dimensioni di 15,5 x 21 cm, a cui dovremo fare un piego, vedete, a 2 cm dal bordo, in questo modo qua. Poi abbiamo bisogno di un cartoncino da 15,5 x 18 a cui faremo di nuovo un piego a 2 cm dal bordo, sempre sul lato corto come quello di prima. Poi abbiamo bisogno di due cartoncini uguali, 15,5 x 10 cm, a cui faremo un piego da 1 cm sulla parte lunga, quindi sul 15,5.
questi due sono uguali. Poi abbiamo bisogno di un cartoncino da 15,5 x 13 cm a cui faremo due pieghi. Dal lato del 15,5 faremo il primo piego a un centimetro dal bordo e il secondo piego a un centimetro e mezzo. Questo perché? Per poter realizzare questo spessore, vedete? Poi vedrete a cosa servirà nel montaggio della pagina, che è importantissimo. L'ultimo cartoncino è 15,5 x 11 cm e anche qui faremo il primo piego a un centimetro dal bordo e il secondo a un centimetro e mezzo dal bordo, sempre dal lato del 15,5, per creare la stessa struttura che vi ho fatto vedere prima. Poi vedrete il perché. Fatto questo, andiamo a montare la prima pagina del nostro album. In questo modo abbiamo creato la nostra prima pagina dell'album. Allora, vedete, l'idea è questa. Prima pagina, vedete così, poi chiudiamo, dopodiché abbiamo la nostra finestra che chiude il tutto. Perché vi avevo fatto lasciare il mezzo centimetro, vedete, del secondo piego? Per questo motivo, perché in questo modo noi siamo andati a creare questo spessore che ci permette di far stare tranquillamente all'interno tutte le nostre pagine senza poi dover chiudere con sforzo, diciamo, la struttura di chiusura. E questa è la prima pagina che poi andremo a decorare con la carta della collezione Wonderland di Stamperia. Ora vediamo come sviluppare la seconda pagina del nostro album. Allora, per la seconda pagina del nostro album utilizziamo due cartoncini di dimensioni 11,5 x 21 cm, al quale faremo nel lato lungo un piego a un centimetro dal bordo e un secondo piego a un centimetro e mezzo dal bordo. Questo perché? Per realizzare, come abbiamo fatto nella prima pagina, il famoso spessore che ci permetterà di incorporare tutti i fogli all'interno senza creare difficoltà quando andremo a chiudere la nostra pagina. Quindi abbiamo queste due pagine uguali, 21 x 11,5. poi abbiamo altre due, vedete? Due cartoncini uguali di dimensione 15,5 x 11,5 cm, ai quali faremo un piego a un centimetro dal bordo sulla parte lunga, due uguali. E poi abbiamo ancora due pezzettini uguali da 11 x 11 cm, ai quali faremo anche qui un piego a un centimetro da uno dei quattro bordi, tanto sono dei quadrati, uno qualsiasi dei 24 bordi. Tagliati i nostri pezzi, andiamo a vedere come comporre la seconda pagina. La seconda pagina è terminata, questa sarà la struttura,
Vedete, abbiamo lo stesso lasciato il mezzo centimetro come prima per poter chiudere senza problemi le due pagine finali. Mancano solo i quadratini 11x11 cm che avevo fatto tagliare, perché questi verranno incollati in questo modo, con il piego al centro, in modo da poterli poi aprire così. Ma prima di incollarli devo aspettare di attaccare la pagina che ho deciso di utilizzare come sfondo, e vi spiegherò poi, mentre farò questa operazione, il perché della scelta di farlo successivamente. Quindi anche la seconda pagina è terminata e questa è la nostra struttura, diciamo finita, con anche l'interno completato. Non ci resta che passare alla parte più divertente, cioè quello di decorazione con la carta che abbiamo scelto. Iniziamo dalla prima pagina per rivestire la nostra struttura con la carta decorativa. Io ho già ritagliato i miei pezzi di carta necessari dall'album Wonderland di stamperia, ma prima di procedere con questa operazione voglio attaccare le calamite per far sì che questa parte venga chiusa e rimanga chiusa senza problemi. Quindi facciamo subito questa operazione. Per fare ciò, come si procede? Ho attaccato un pezzo di biadesivo qui al centro di questa pagina, nella posizione in cui voglio mettere la mia calamita. Attacco la calamita così, in questo modo. Quindi sovrappongo la seconda calamita che mi permetterà di fare la chiusura, e sono andata ad attaccare un pezzo di biadesivo dalla parte opposta, vedete, in prossimità sempre della calamita. Quindi a questo punto non resta che incollare la carta così sulla calamita, e vedete, la calamita è rimasta attaccata dove deve. Quindi quando io chiudo, il tutto rimarrà perfettamente attaccato. Prima di procedere con l'attaccare la carta, voglio fare un'altra cosa. Allora, sulla pagina di fondo voglio inserire una tasca che mi permetterà di poter inserire dei tag o delle foto. Allora, innanzitutto la tasca che ho fatto è questa. Le dimensioni sono 18x8 cm e ho fatto sui tre lati un piego da 1 cm. Dopodiché ho utilizzato, vedete, questa fustella per decorarla nella parte superiore. Allora, cosa ho fatto? Ho tagliato gli spigoli, vedete, in questa maniera, non perfettamente, vi faccio vedere, li ho tagliati in maniera leggermente obliqua, così, in modo che quando vado a chiudere la mia tasca non vengano a crearsi particolari problemi con le pieghe, con gli spigoli. Perché questa tasca, allora, voglio attaccarla così. Quindi, prima di attaccare la tasca, cosa faccio? Attacco la carta di fondo, che ho deciso essere questa, così. Quindi l'attacco. Io ho già munito i pezzi di biadesivo per fare più in fretta, vedete? In questo modo, per abbreviare i tempi. Voi potete utilizzare la colla o il biadesivo, quello che credete meglio. Io utilizzo il biadesivo perché la colla sulla carta fa sempre uno spessore irregolare nel punto in cui si incolla, e quindi preferisco utilizzare il biadesivo perché rimane decisamente più pulito. Quindi vado ad incollare il mio foglio così, cercando di incollarlo meglio possibile. Eccoci. Così, vedete? Così poi potrò chiudere le mie pagine. Adesso schiacciamo bene, così prende bene la forma. In questo modo. E a questo punto posso attaccare sopra la mia tasca. Così. In questo modo. Dopodiché potremo attaccare la carta decorativa anche sulla nostra tasca.
Procediamo con incollare tutti i rimanenti pezzi. Passiamo alla nostra seconda pagina. Anche qui voglio mettere la calamita in modo da far rimanere perfettamente chiuso e ordinato questo blocco. Quindi procediamo nello stesso modo. Tagliamo un pezzo di biadesivo, così. Lo incolliamo qui pressoché al centro di dove vogliamo mettere la calamita. Incolliamo la nostra calamita, così, attacchiamo sopra la seconda calamita, prendiamo il nostro pezzo, l'altro pezzo di biadesivo, un po' più grande, così non abbiamo il pericolo di non centrare la calamita, lo attacchiamo in prossimità del punto in cui andrà a cadere la nostra calamita e facciamo questa operazione. Spellicoliamo, teniamo premuto, si attacca, ecco fatto, abbiamo attaccato la nostra calamita. Adesso ho capito perché non si attaccava, perché di calamita ce n'erano altre due. Sono talmente sottili che ne avevo prese due anziché una sola. Ecco, a questo punto una cosa che dobbiamo fare, vi avevo detto che non avevo attaccato i due cartoncini perché li volevo far passare attraverso la pagina di fondo. Come facciamo? Prendiamo la nostra pagina di fondo. Vedete, io ho creato una fessura qui al centro dove andrò ad incastrare i miei due cartellini. Vedete, così. E così. In questo modo, una volta attaccata la pagina sul fondo, loro rimarranno incastrati e il lavoro in questo punto qua rimarrà pulito. Però cosa voglio fare? Voglio anche qui mettere le calamite, in modo che questi due cartoncini facciano da fermo eventualmente a questi, perché possiamo anche chiuderli così e fare anche qui da fermo con la calamita. Quindi come procediamo? Allora, attacchiamo le calamite sul fondo. Allora, tagliamo del biadesivo, due pezzi, così. Allora, mettiamo un pezzo qui, e mettiamo un pezzo qui.
Ok. Ora attacchiamo le nostre calamite. Questa volta cercherò di prenderne solo una, così. Una. E due. Andiamo ad incollare la nostra pagina. Stacchiamo anche il biadesivo che ho messo qui sui pieghi, così rimangono meglio incollate anche le due paginette. Così, perfetto, apriamo così rimane perfetto. E a questo punto andiamo ad incollare la nostra pagina in questo modo. Così. Incolliamo bene. Una volta incollata la pagina, cosa facciamo? Andiamo ad attaccare le calamite che a questo punto, vedete, hanno il loro riferimento, quindi rimangono attaccate. Così. Andiamo di nuovo ad attaccare due pezzi di biadesivo sul nostro cartoncino in prossimità della calamita, così se tagliate il cartoncino un po' più grosso non rischiate di non centrare, non rischiate di non centrare la calamita. Prendiamo un altro pezzo, così. Mettiamo qua, spellicoliamo, uno e due, premiamo e andiamo a recuperare così le nostre calamite. Ok, a questo punto non ci resta che rivestire, finire di rivestire con la nostra carta il tutto. La seconda pagina è terminata. Così. Questo è il risultato. Qua ci sono le calamite, quindi in questo caso possiamo anche fare così, per esempio. E questo è quanto. Andiamo ad incollare ancora l'ultima parte per finire tutta la parte interna.
tutta la parte interna è rivestita. Solo due cose vi voglio far vedere. Anche qui ho utilizzato, vedete, questa fustella per tagliare questa carta fatta così, e ho spezzato un po' il disegno per fare qualcosa di più carino, mentre per la parte interna ho utilizzato una fustella per gli angoli, questa è la fustella che ho utilizzato per gli angoli. Non ci resta che rivestire l'esterno della struttura. Ho passato tutta la struttura, tutti i bordi della struttura, con il solito Distress Ink Vintage Photo, quello che, come vi ho già detto negli altri tutorial, si usa sempre per sporcare i bordi della carta, perché dà un effetto molto bello. Chiaramente quello che ho utilizzato per sporcare tutti i pezzettini che ho ritagliato, sono stati tutti sporcati con questo timbro. Andiamo ad attaccare la carta nella parte esterna della struttura. Nella parte frontale ho deciso, vedete, di mettere questa carta e ho tagliato tutta una serie di applicazioni da incollare che vi farò vedere dopo. Adesso procediamo con incollare solo la carta esterna. Allora, anche per la chiusura ho deciso di mettere due calamite. Come facciamo? Allora, le metto negli spigoli opposti in modo che facciano più presa, per cui procediamo sempre nello stesso modo in cui vi ho spiegato prima. Sia la struttura che l'album sono completamente rivestiti ed è il tutto quasi terminato. Qui vi faccio notare che ho attaccato un pezzo di carta per coprire le due calamite. Si potevano, volendo, metterle anche sotto la prima carta di copertura, così non ci sarebbe stato motivo di mettere questa carta. Ma io avevo calcolato di metterla per spezzare un po' il motivo, quindi ho fatto in questo modo, ma potete procedere come volete. La struttura rimane perfettamente chiusa. Adesso decoriamo il frontale. Per la decorazione del frontale io ho già preparato del materiale. Intanto ho ritagliato tag, etichette, vedete, direttamente dall'album Wonderland, che mi serviranno per decorare l'interno. E poi ho creato con la Big Shot delle fustelle, dei fiorellini, questi così, e delle farfalline che ho timbrato e ritagliato, sempre per poter decorare il frontale. Ho ritagliato anche delle scritte che mi piacevano particolarmente, che adesso vedrò di mettere da qualche parte.
Utilizzo un pezzo di pizzo che mi ha regalato mia mamma e che voglio mettere in questo album. Ho ritagliato delle strisce che mi serviranno per creare una sorta di staccionata e ho fatto anche, sempre con la Big Shot e delle fustelle, dei rami dal quale taglierò poi le foglioline che andrò ad inserire in mezzo ai vari fiorellini. Quindi adesso andiamo a creare insieme questo frontale. Cosa che voglio fare per abbellire il frontale e non solo è fare uno stencil che richiama un po' dei particolari che ci sono sulla carta, e lo farò con questo colore metallizzato della stamperia, questo dorato. Allora, vediamo un po', pensavo di fare una cosa del genere, vediamo un po' come viene. Allora, il decoro che voglio usare è questo, perché si intravede in certi punti della carta. Quindi con una spugnettina così vado a creare proprio, deve essere una cosa abbastanza leggera, niente di così vistoso. Però poi questo, essendo metallizzato, subito dà un tocco di luce al tutto. Facciamo ancora una parte qui così. Lo facciamo anche qui all'interno, magari qui. Possiamo fare qualcosa anche un pochino più grosso, così. In maniera molto irregolare, senza star lì a... Vedete, proprio certi punti un po' di più, certi punti un po' di meno, così. Poi ripeto, questo essendo metallizzato, poi una volta asciutto dà proprio un tocco di luce.
magari ne facciamo un pochino qui anche sul bordo, così. E un po' nella parte posteriore. Così. Poi volendo possiamo andare anche all'interno delle pagine. Adesso poi vediamo. La nostra copertina direi che più o meno è completa così. Andrei ad attaccare i tag all'interno per bloccare le foto, perché io ritengo che ci debba sempre essere un qualcosa per incastrare la foto, per evitare di dover munirsi sempre di colla o di biadesivo per incollare le foto. Se noi andiamo a mettere già così una cosa del genere, diventa poi più semplice, vedete, infilare una foto o eventualmente sostituirla, diventa molto più fattibile la cosa. Attaccherei due di questi, così da abbellirlo un po'. Uno. E due. Per finire volevo passare questo pennarello, che è un pennarello che praticamente per distribuire dei brillantini, che rimane trasparente ma lascia la parte molto brillante, poi contro luce è molto bello perché dà proprio, lascia tutta una patina di brillantini. Quindi la inserirei qui. Sulle farfalle. Non so se forse in questo modo non si vede ancora bene l'effetto, ma vi assicuro che è molto bello. E lo passerei anche un po' così sui fiori. Aggiungerei ancora
po' di stencil all'interno. Dopo aver aggiunto gli ultimi strass per abbellire ancora il frontale, direi che il lavoro si può ritenere completato. Se avete delle domande, scrivetemi, sarò felice di rispondervi. E con questo non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo per non perdere i miei prossimi lavori. Buona creatività a tutti e al prossimo video. Ciao!